Ciao Paola, felice di incontrarti. Complimenti per l'impresa, elogevole per la campagna sociale e soprattutto per la prestanza agonistica nel compiere tutte le tappe del Giro di Paola e Giro d'Italia. E niente, raccontaci un po' com'è stata questa esperienza con il Caravans International, che lo hai scelto come base di appoggio per questa bellissima impresa. Sì, ciao Veronica, grazie mille. Stiamo rientrando oggi da questa incredibile avventura dove c'è stato il supporto fondamentale della mia casetta. Per me ho ripercorso tutte le tappe del Giro d'Italia un giorno prima dei professionisti, proprio per portare questa campagna sociale legata al rispetto del ciclismo sulla strada, che è per me è una tematica molto importante. E avere il camper, io il camper ce l'ho da quando sono piccola, quindi è qualcosa che sento mio, è la mia casa da sempre, perché con i miei genitori ho sempre viaggiato tantissimo, fin da quando sono piccola abbiamo girato tutta l'Europa e quindi mi sento quasi più a casa quando sono in camper che non quando sono nella mia casa vera. E con il CI mi sono trovata molto bene, è stata la mia base e la mia vera e propria casa durante tutto il viaggio. Io qui dormivo e quindi avevo tutte le mie cose, e mi facevo la doccia a fine delle tappe, quindi l'utilizzo del bagno è importantissimo, soprattutto dopo che si sta in bicicletta per 10-12 ore, anche sotto la pioggia, al freddo, al caldissimo. E avere un punto di appoggio così comodo, perché veramente probabilmente la parola più giusta è veramente la comodità di questo camper, perché in ogni momento riuscivo ad avere il mio spazio anche intimo. Infatti quello che mi è piaciuto forse di più del CI è proprio il fatto della separazione dalla zona giorno alla zona notte, perché io a fine tappa mi fermavo andavo nella mia zona notte e quindi lì mi prendevo il mio tempo, mi cambiavo, facevo la doccia per ripartire poi nuova per l'evento delle serate. E quindi è stato veramente comodo e una grande casa viaggiante per questi 20 giorni di tappe in giro per l'Italia.